Uno di quelli che ti piace? Sì. Allora, quindi bisogna parlarne bene per forza, sennò poi è molto permaloso. No, a parte gli scherzi, dicevo, Andrea, molti dei suoi vini li avete assaggiati da Burdi, al di là di quelli, diciamo, Illo Tempore e Antinori, ma Potere Fortuna, il Pinot Nero del Mugello che abbiamo battezzato qua giù, è un'altra delle sue creazioni, i vini di Iveroni, fattoria della Rufina, ma e altri che, in cui Andrea ha sempre messo la sua mano. In realtà non solo in Italia, l'altro giorno mi ha telefonato e stava tornando alla Turchia, ma non c'era quella gelata e c'erano tutti bloccati lì. Lui ovviamente conosce la Turchia, era passato da Smirne e aveva evitato Istanbul, quindi insomma finché riesce a fare vino, diciamo, in casa del diavolo, perché chiaramente il vino in Turchia è sempre visto sempre peggio, cioè la Turchia era un grande produttore di vino, c'erano anche diversi etri, diversa produzione, un fiorente anche industria vinicola, e si sta sempre più ovviamente riducendo, perché non è che viene proprio incentivato, non potete pensare, la produzione di alcolici. Comunque ecco, questo 2004 è un'annata in Toscana effettivamente salutata all'epoca con grande clamore, soprattutto perché veniva dopo la 2002 e la 2003, due annate estremamente piovose, estremamente calda, 2004 erano tutti contenti perché più o meno si portava in porto l'annata senza troppo impazzire, quindi un'annata equilibrata che non ha regalato vini indimenticabili, però sicuramente un'annata dove chi lavorava bene poteva fare veramente vini notevoli. Innanzitutto, ecco, principalmente lo Sangiovese, quindi già il colore, sapete, il colore è una delle fisse degli enologi, no? Che noi adesso il colore lo guardiamo meno, sì, vabbè, più o meno concentrato, anzi può essere più scarico, chi se ne frega, sia anche un po' più marroncino, l'importante è che il profumo e che sia buono. In realtà voi non rendete conto, ma l'abbiamo detto spesso, il giudizio nostro su un vino è inficiato tantissimo dal colore. Anche nei vini che hanno qualche anno, la tenuta del colore istintivamente ci predispone in maniera diversa in quello che beviamo. Quindi veramente uno dei vanti degli enologi è proprio il colore, sia da giovani ma sia quando un vino comincia ad avere, insomma, 13 anni di età. Per un Sangiovese cominciano a essere, sono tanti Brunello che sono granato, invece vedete questo vino sì, ha delle note granate, ma c'è ancora un bel rubino, un bel porpora, ancora bello, bello vitale. Non e solo, direi, scusa, prego. Ma anche il vigneto era molto giovane, nel 2004 era 7 anni, questo anni, incide molto sulla longevità anni, di un sì, vino. È vero, sapete che al terzo, quarto anno, quinto, sesto si può fare buoni vini se c'è Cabernet, se c'è Merlot, ma il Sangiovese ha bisogno normalmente di 10-15 anni, a Brunello mi sembra sia 15 anni, vero? Minimo 15 anni d'età per fare il Brunello, ma non è una per essere cattivi, proprio perché effettivamente il Sangiovese non va giù con le radici, non ha una fisiologia stabile, quindi non si riesce a fare una grande produzione di tannino. Quindi invece questo vino sicuramente si sente che ha una certa età, però c'è ancora una bella nota di polpa, di frutta, più che altro frutta scura, frutta di bosco, però c'ha tante note speziate, no? La liquirizia, l'oro, il cardamomo, che è un mio pallino, però qua giù direi che ci si sente molto bene, questa nota un po' rinfrescante, un po' orientale, questa spezia, è quella che si mette nel tè nel deserto, nel caffè anche in Oriente, no? Quella nota un po' balsamica. È molto freddo, chiaramente va un po' riscaldato, un po' in pancia, un po' tenendolo un pochino lì, poi deve aprirsi, ma sicuramente un naso molto affascinante, dove il Sangiovese predomina sulle altre componenti, ma in qualche modo si integra in maniera molto, molto appassionante. Andiamo a assaggiarlo, sentite l'equilibrio bellissimo che c'è oggi questo vino. C'è ancora lì per lì, sembra rotondo, morbido, abbastanza coccoloso, però poi a buttarlo giù sentite come ritorna la freschezza, l'acidità, come parte la salivazione, una nota un po' salata. Ecco, direi che è un vino effettivamente che si fa apprezzare sorso dopo sorso. Lì per lì uno può dire beh sì, Sangiovese 2004, però ci scopriamo volentieri a riberne un altro bicchiere. Ce l'abbiamo, in realtà sono un'altra bottiglia, abbiamo fatto un altro tappo sempre sulla stessa partita. E quando sono le cose piccole quantità purtroppo bisogna farselo bastare, però sicuramente per un vigneto così giovane dare un vino che ha questa capacità, alla fine se apriste un Brunello 2004 lo trovereste in condizioni spesso anche meno esaltanti di questo, quindi direi che effettivamente un bel inizio per questa serata. Poi ovviamente sul cecio, baccalà, insomma
le acciughe ci può stare o non ci può stare, però intanto ci è servito per scaldare un po' i bicchieri e il nostro palato. Buon proseguimento.